36esimo con Pulici. Il terzino Bullo scaglia a Pulici che controlla freddamente la palla e batte su Perchi, mentre i difensori gialloblu reclamano il fuorigioco. È proprio lo scadere del primo tempo, il Verona potrebbe andare a raccogliere il pareggio, e cross di Spinozzi ed Ottavio, da pochi passi manca clamorosamente il pallone. Passiamo alla ripresa, tiro di Bergamaschi, azione del Verona, parato con facilità da Terraneo. Al 28esimo, bella azione di Claudio Sala, subentrato a Onofri, e Superchi, oggi in gran forma, para. A 3 minuti dalla fine, Graziani, e tutto solo davanti a Superchi, che riesce a parare con una coraggiosa uscita. Concludendo, un risultato che mantiene il Torino in corsa per lo scudetto, ma più agli effetti della classifica che sul piano del